Ciao, bentornati sul canale. Devo assolutamente fare il video dei prodotti finiti. Devo farlo talmente assolutamente che ho accantonato troppe cose e quindi dovrò fare due tipi di video. Comincio da questo in cui ho radunato i prodotti per i capelli e per il corpo e parto a razzo, anche perché qui sono già le 6 di sera e da stamattina che devo mettermi in pista per fare video e sono arrivata a quest'ora perché oggi ho il mal de vivre e va bene così. Allora, ho fatto la tinta in casa dopo non so quanti anni, ma veramente tantissimi. Avevo preso questa qui che era. Allora, mi sembra di averla presa al Conad. È la palette testa nera colore nero, ma come mi ha consigliato Ornella, la prossima volta prenderò il nero blu, però quando ho preso questa il nero blu era finito e quindi, insomma, tanto io li faccio neri e va bene così. Noterete che stanno crescendo. Sono indecisa sul da farsi, ovvero se ritagliarli corti corti corti, come 2 mesi fa. Forse adesso sono quasi 3 mesi fa, oppure tenerli un po' più lunghi qui col ciuffo e ovviamente più corti dietro ai lati. Non lo so, sono in un periodo di scazzo cosmico. Comunque, allora, questa, dicevo, palette testa nera l'ho pagata a meno di 5 euro. Ovviamente, avendo i capelli corti, ne è avanzata ed è finita nella spazzatura, perché non è che si possa conservare questo genere di tinta. Però i capelli bianchi me li ha coperti, voi direte dove ce li hai? Ce li ho tutti concentrati qua. Qua, proprio qua. E quindi per me l'importante era che mi coprisse i capelli bianchi e comunque è nera. Io sono un castano molto 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 scuro, che ovviamente non è nero, ma non è un colore chiaro. Infatti a diverse persone che mi dicono perché non torni bionda, io rispondo che visto che sono stata bionda per quasi 6 anni, non ho più nessuna intenzione a di passare 3 ore dal parrucchiere perché avendo i capelli così scuri devo tenere tantissimo l'ossigeno sui capelli. B, quando sono tornata scura l'ho fatto anche perché praticamente i miei capelli non ce la facevano più. Proprio io li toccavo e si staccavano pezzi di capelli, segmenti di capelli, e quindi non se ne parla proprio. Però questa tinta a me, devo dire, sta piacendo. Non ha perso colore con gli shampoo successivi, quindi è un'altra cosa che apprezzo e apprezzo molto. La prossima volta farò il nero blu, comunque per questo prezzo qui, veramente molto basso. Posso anche farmela tutti i mesi. Prima la facevo più o meno ogni mese e mezzo, e adesso, insomma, posso anche, nel momento in cui inizio a vedere dei capelli bianchi, posso anche rifarmela, tanto va bene così. Ho già parlato troppo solo di una tinta. Benissimo, sempre di testa nera, ho finito la lacca tenuta forte, questa qua, e mi è piaciuta molto, probabilmente la riacquisterò. Anche se nel frattempo ne ho scoperta un'altra che è nuova di L'Oreal che vi ho fatto vedere nel video haul di Lillapois, che è potentissima, veramente potentissima. Mi piace tanto, 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 tanto. Ha tra l'altro anche un profumo pazzesco, ma soprattutto ha una tenuta fortissima e mi piace molto. Però comunque diciamo che prima di scoprire quella con questa mi sono trovata benissimo, quindi per me è un prodotto consigliato e che riacquisterei. Magari ecco, ho finito questo balsamo ristrutturante rinforzante che mi era stato regalato da Equilibra, questo nel tubo. Mi è piaciuto dall'inizio alla fine. Considerate che a me questo è stato regalato a marzo e siamo a settembre. Vabbè, l'ho finito ad agosto, ma fate un po' voi i conti di quanto mi dura un balsamo da quando ho i capelli corti. Mi è piaciuto molto l'odore, mi è piaciuto molto l'effetto sui capelli, nel senso che me li faceva veramente molto morbidi e molto soffici. Quindi è un prodotto che sicuramente comprerei. Qui dice capelli corposi e forti, ma questo effetto specifico non l'ho notato particolarmente. Sicuramente è un ottimo balsamo. Io
Penso che sia inutile dirlo, da quando ho i capelli corti non ho più capelli, non ho più nodi da districare, però l'effetto morbido è ammorbidente e dopo, prima dell'asciugatura, di avere i capelli, la sensazione di avere i capelli molto morbidi, sì, quella assolutamente sì, comunque mi è piaciuto. Questo bagno doccia, bagno gel, doccia gel, gel doccia di Neo Bio con caffè e tè verde. Deduco perché direi che è caffè e tè verde, mi era stato regalato, credo di non sbagliarmi, da Simona 7, che saluto e ringrazio. È un flacone da 250 ml, io non avevo provato nulla di Neo Bio e posso dirvi che mi è piaciuto tanto e mi è dispiaciuto quando è terminato, quindi sicuramente lo cercherò. Allora, innanzitutto l'odore, allora, non si sente bio caffeine, io penso che sia caffè, ragazze, cioè poi magari sbaglio, boh, ma io penso che sia caffè. Sicuramente si sente molto il tè verde e ha una profumazione anche abbastanza agrumata, che nei mesi estivi, nei mesi di caldo, è stata veramente molto molto piacevole. È di una consistenza, questo gel, giusta. Intendo giusta perché non è quel classico gel troppo solido che fate fatica poi anche a spalmarvi addosso perché vi scappa, no. Mi è piaciuto sotto tutti i punti di vista. Poi io metto sempre l'olio prima di uscire dalla doccia, quindi non vi so dire se seccava la pelle. Magari appoggio la schiena, che alla mia età... Ah, niente, oramai mi stresso per tutto, va bene. Dicevo, mi è piaciuto sotto tutti i punti di vista. Un altro bagno schiuma, devo abbassarmi, magari metto qui la busta, come le signore con la borsa sul pullman. Allora, un altro bagno schiuma che però non ho usato come bagno schiuma è questo qui della Anatomicals, credo, senza parabeni, che avevo ricevuto, non so, forse 3-4 anni fa, con la mia prima Glossy Box, quando avevo fatto l'abbonamento alle Glossy Box. È un flacone da 150 ml, ha il profumo di rosa. Allora, il profumo di rosa, devo dire, questo genere di profumo di rosa è quel genere di profumo di rosa che a me non piace. E soprattutto, visto che lo avevo da tanto tempo e mi sembrava di averlo usato o comunque aperto già una volta ed è passato tantissimo tempo, non volevo usarlo su tutto il corpo per evitare strane reazioni... che finché sono su una ridotta parte un discorso, insomma, comunque, stringo, l'ho usato per lavare le mani, forza, ce la puoi fare, boh, sì, che dire, ce l'avevo da una vita, ve lo faccio vedere per dovere di cronaca, però sinceramente non vi posso dire niente di particolare. Un altro bagno doccia che mi è piaciuto moltissimo è questo qui al, credo, lime e avocado. Lime, no, aloe vera, avocado, olio d'oliva, sì, aloe nera, nera, la famosissima aloe nera, aloe, avocado, e qua c'è un coso che secondo me è lime. Bando alle ciance, ci sarà sicuramente scritto anche in italiano, io non l'ho visto, vero? Comunque, ragazze, questo, c'è ancora il prezzo 10 dietro. 5,50 euro, bello, questo l'ho comprato sul sito di Christian Mon Amour, carta zucchero bio sul web, che è anche un negozio fisico a Reggio Emilia, ma vi sanguineranno le orecchie, per dirla con Simo, per tutte le volte in cui ve ne ho parlato, ma comunque sappiate che resta il mio e-commerce, perché abito lontano, preferito sempre e comunque. Mi è piaciuto tantissimo anche questo come profumazione, perfetto per la stagione calda. E sono, ve l'ho detto, 200 ml, tout quello che ho provato di Nonique, nel caso non l'avessi ancora detto che è Nonique, trattasi di Nonique, mi è piaciuto sempre. Tutto quello che ho usato di Nonique mi è piaciuto, quindi per me è uno di quei brand low cost che vale la pena, sempre per il corpo e sempre proveniente da carta zucchero. C'è anche altra roba che arriva da carta zucchero. Ho finito questa crema depilatoria all'olio di karité di Biomarina.
Ragazze, Biomarina è un brand da non sottovalutare assolutamente, perché ha, questo in generale, dei costi medi, non sono né bassi né alti, diciamo medi, ma ha dei prodotti di grandissima qualità. Questo ve lo anticipo perché uno shampoo che sto utilizzando ormai da giugno mi sta piacendo da morire, ma veramente da morire, anche perché nel video precedente dei prodotti finiti vi avevo mostrato una crema viso di Biomarina che avevo provato in campioncino, che mi è piaciuta talmente tanto che me la sono ricomprata, ma di questo ne parleremo in un video haul. Nello specifico vi ho anche già parlato di questa crema depilatoria, mi sono trovata sempre bene. Quando l'ho usata sotto per depilare le ascelle non ho mai avuto dopo bruciore, anche mettendo subito il deodorante. Quindi per me questo è un super super prodotto, mi è piaciuto molto, devo dire buono, molto buono. Adesso, come saprete, sto usando altro con il rasoio e quindi i rumori, quindi adesso non la ricompro subito, ma non escludo assolutamente di comprarla. Sempre shopping da carta zucchero, ma cambiamo brand, John Masters Organics. Questo è il body wash arancia rossa e vaniglia. Questo è un piacere sensoriale, mie care. Sono 236 ml, perché sapete che in America ci sono queste traduzioni rispetto alla loro unità di misura, che in Italia sono sempre 236, 255, 274 ml, ma chi se ne frega. Oh, quanto mi piace il profumo di questo gel doccia, mi piace tantissimo. Unica nota negativa: è un prodotto gel abbastanza solido, quindi quando io ne ho finito tanto così ho aggiunto dell'acqua e l'ho mescolato molto bene per farlo ammorbidire un pochino. In questo modo ho avuto la consistenza che preferivo personalmente, ricordatevi sempre che questi sono pareri personali, e soprattutto mi è durato anche di più, diciamo non era questo il fine ultimo, ma come effetto collaterale ho avuto che mi è durato anche un po' di più. Però questa profumazione nello specifico mi sta piacendo, mi è piaciuta tantissimo. Sempre per restare nell'ambito corpo, anche perché abbiamo detto che qui parliamo di corpo e capelli, ma pensa, ho finito l'olio dei provenzali corpo e capelli al profumo di cocco. Questo ve l'avevo fatto vedere in qualche altro video haul di Lilla Pois, mi è piaciuto moltissimo, sicuramente lo ricomprerò. Sono 200 ml e costa fra i 6 e i 7 euro, quindi anche il costo è a favore dell'acquisto. E qualcuno, avevo mostrato l'inci, qualcuno mi ha detto non è un inci bio, ma comunque non è da buttare, e quindi io mi fido ciecamente, quindi insomma un motivo in più per aver voglia di riacquistarlo. E però non l'ho usato in questo contenitore perché è di vetro e perché è così, ma non è spray. L'ho travasato in un flaconcino spray, ho fatto due, insomma l'ho fatto due volte, aiuto, è arrivato, eccolo, 3, 2, 1, eccolo qua, è sulle gambine della mamma. Mi è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio. Profumazione, sì, sa di cocco, ma non è una di quelle robe finte ed esagerate, assolutamente gradevolissimo. Mi è piaciuto molto anche questo detergente intimo di Winnis, lo avevo trovato in offerta alla Coop o alla Conad, forse Conad, 100.000 milioni di mesi fa, lo avevo pagato, mi sembra non più di 2 euro, è alte verde, è senza allergeni, con antibatterico naturale, azione emolliente, nickel, cobalto e cromo tested. Questo, se lo ritroverò in offerta ancora meglio, lo riprenderò. Anche in questo caso tutto quello che ho utilizzato di Winnis mi è piaciuto, quindi per me è uno di quei brand che conviene approfondire. Questo è un olio di jojoba di Apeiron che avevo da un milione di anni, non so se qualcuno lo ha notato, ma sto cercando di smaltire
tutti i prodotti che ho, perché ne ho veramente tantissimi e non ha senso, sono una persona sola e ho troppi prodotti, ma questa è anche colpa delle offerte, perché quando vado a fare la spesa e vedo offerte, io penso sempre a fare scorta. Per farvi un esempio banale che non riguarda i cosmetici, ho 5 confezioni da mezzo chilo di Special K. Sì, questo è quello che mi succede quando io vedo le offerte, quando poi sto conoscendo i prezzi, perché sono prodotti che uso regolarmente, so che è effettivamente un'offerta, non penso che magari la rifaranno, no, mi riempio casa, tra l'altro io non ho neanche dispensa. Ma questo a voi non interessa, questo olio di jojoba è molto famoso, lo avevo preso molti anni fa perché ne avevo sentito parlare da Valentina, signorina Rottermeier, che ne ha sempre parlato benissimo, e io posso solo confermare quello che lei ha sempre detto, l'ho usato sia per il viso, sia per struccarmi, sia per il corpo, è stato all'altezza sotto tutti i punti di vista. Scrub salino di pupa, questo me lo aveva regalato la mia amica Rosanna, ciao Ros, di Orart 1 qui su YouTube, mi è piaciuto da morire, revitalizzante ed energizzante, mi è piaciuto tantissimo il profumo, mi è piaciuta la consistenza, mi ha fatto uno scrub deciso ma non aggressivo, buono, buonissimo questo prodotto, grazie Ros per avermelo regalato, sono 350 grammi, davvero buono da riprendere. E rimanendo in tema di scrub, adesso questo ve lo faccio, fa veramente schifo, ma ve lo faccio vedere da lontano. Questo è lo scrub di Lifter Gun che avevo preso quando ancora Cristina Belletti, l'avevo preso sul sito di Cristina Belletti quando aveva, credo, appena aperto il suo e-commerce. Poi purtroppo nel frattempo l'ha dovuto chiudere, ma vabbè. Lui è ridotto così, sono 150 ml. Allora, lato negativo, questo non è un prodotto da mettere nel tubo, signori di Lifter Gun, se mai guarderete questo video, questo non è un prodotto da mettere nel tubo, perché non esce. Allora, o fate un foro più grande oppure non va bene, perché è troppo denso e si fa una fatica immane. Infatti io ce l'avevo quasi finito in doccia da mesi, veramente da mesi, ma mi dimenticavo sempre di tagliarlo e non riuscivo, e senza tagliarlo non avrei potuto terminarlo, quindi prima cosa. Poi lo scrub ha colore zucchero di canna, forse c'è anche dello zucchero di canna, adesso non ricordo perché ce l'ho veramente da una vita, che quando lo passate sul corpo diventa praticamente bianco. Il potere scrubbante può anche andare bene, soprattutto se non vi piacciono quegli scrub super potenti. Io li preferisco un po' più energici, però comunque non va male. Ma questa cosa che è nel tubo è ingestibile, veramente ingestibile. Quindi non lo ricomprerò, fosse solo per la scomodità del packaging. Butto questa gelatina da doccia Tortami Via, perché l'ho presa l'estate scorsa e oramai è ancora tutta qui, oramai è scaduta, era da consumare entro il 15 giugno 2016, direi che è scaduta, il profumo è sempre buono, però non la ricomprerò mai più, perché a parte le prime volte in cui mi sono divertita a usarla, è veramente troppo scomoda. Questa crema ristrutturante per capelli in campioncino della Arvenis all'N neutro è un campioncino che mi ha regalato la mia amica Silvietta, signorina F, e, che conoscete e amate. Mi è piaciuta moltissimo, se mi capiterà, quando smaltirò i milioni di balsami e creme che ho, quindi non si sa quando, perché ripeto, con i capelli corti, ciao core! Mi è piaciuta moltissimo, con i capelli corti questi campioncini finalmente li posso usare, ne posso usare uno alla volta senza dover impazzire, fantastica, veramente fantastica. E adesso tre profumi e adesso pubblicità, poi ci sono due solari, poi c'è ancora un campioncino, magari vi faccio vedere subito il campioncino. Cosa non è questo Photoshop Oil di AmiYoke? L'ho messo sulle gambe
Body Oil Moisturizer, olio idratante per il corpo, con olio di Monoi, e, non so, ve lo faccio vedere da vicino, anche se un po' schifezzato. Ok, dovrebbe aver messo a fuoco. Ragazze, questo è un olio super idratante, con un profumo molto buono e con i glitterini dentro. Madonna, madonna, quanto mi è piaciuto quando l'ho provato. Questo campione me l'aveva dato l'anno scorso Christian, quando ho comprato il tonico di Amiok, Libis Tonic, e il contorno occhi, altri due prodotti che mi sono piaciuti tantissimo. Finalmente mi è capitato per le mani qualche settimana fa e ho detto: ma io questo non l'ho ancora provato. Oh, fantastico, fantastico. Poi, tre profumi. Allora, questa è un'acqua di colonia ed è quella alla verbena di Ositan, al cedro e verbena. Questa qui ve la faccio vedere in questo modo. Questo è un boccettone, se non erro, da 150 ml. L'ho presa forse 2 anni fa, avendo molti altri profumi ed essendo preferibile utilizzarla nei mesi estivi. Ovviamente ci ho messo un po' a finirla, ma io la ricomprerei ad occhi chiusi. Questa tra l'altro dovrebbe essere in gamma permanente, sempre che ovviamente entrando da Ositan da una vita potrebbero essere cambiate le cose, ma in linea generale questa dovrebbe essere in linea permanente. Mamma mia, mi piace tantissimo. Io da buona siciliana ho un fantastico rapporto con gli agrumi e con tutto ciò che è agrumato. Questo verbena e cedro è fantastico. Infatti, vabbè, c'è scritto cedro e verbena summer fragrance. Adesso non ricordo purtroppo neanche il costo, proprio perché davvero è passato tanto tempo, ma va bene, mi devo sbrigare. Questo forse non l'avete neanche visto in un video haul, ve lo faccio vedere finito, ma sono sicura di aver detto da qualche parte che dopo aver sentito essermelo fatto vaporizzare da Profumeria Saracco, sicuramente lo avrei acquistato, e infatti l'ho acquistato. Questo è il profumo che sa di mare. Proprio questa è estate, mentre sugli agrumi posso anche pensare, gli agrumi posso anche pensare di usarli in autunno, questo lo devo usare, lo posso usare soltanto d'estate. Stiamo parlando di Sun di Gioia, Giorgio Armani. Ovviamente non si vede un cavolo, vabbè, raga, è questo qua, è meraviglioso, mamma mia. Oddio, questo sa di mare, di solare, di spiaggia. Sì, capito, no? Dio, quanto mi piace! E niente, l'ho finito. Vabbè, era 50 ml, ma l'ho finito già da un po'. Ho finito un altro cimelio, il Nuvola di crema, non si legge più niente, di Olfattiva, in un formato, credo, 15 ml. 30 ml, 30, qua sotto c'è scritto 30, ma no, ma 30, non lo so, ma non importa, questo sa di vaniglia e di nuovo agrumi. Sapete quando cambiano i gusti? Sì, allora questo qui mi era piaciuto tanto, quando mi è stato regalato, tra l'altro mi era stato regalato da Lorenza, di cui purtroppo non ricordo più il nome qui su YouTube perché non ha più fatto video, ma una donna molto buona e molto generosa, che ringrazio ancora adesso, se mai guarderà questo video. Mi era piaciuto tanto, ripeto, Nuvola di crema, quando me l'aveva regalato. Poi per un periodo non mi è piaciuto, non lo so, non mi sembrava troppo dolce, non lo sopportavo più. L'ho ripreso ultimamente, ma quanto mi è piaciuto, l'ho trovato veramente molto 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 buono. Finiamo con due solari finiti, che ho amato profondamente, e sono due oli secchi spray di Hawaiian Tropic, uno protezione 10, uno protezione 30, entrambi al profumo di Coconut and Mango, questi qui. Allora, innanzitutto la scoperta del secolo, i solari spray. Ragazze, come cacchio ho vissuto prima senza solari spray, soprattutto quando dovevo spalmarli sul mio ex, e ogni volta lo odiavo, proprio perché avendo lui i peli sul corpo, io detestavo spalmargli la crema solare sui peli.
Se avessi avuto questi, la qualità della nostra vita di coppia sarebbe stata migliore, almeno in estate. Fantastici solari spray. In alcuni casi li spruzzavo e non avevo neanche bisogno poi di massaggiarli. O comunque facevo così. Fine del film. Meraviglioso. Non potete vivere senza i solari spray? Sappiatelo. Unico lato negativo. Ah no, allora, scusate, un'altra cosa. Non mi sono mai bruciata, non mi sono mai scottata. Per la prima volta nella mia vita, io con soli 4 giorni in piscina, mi sono abbronzata non tanto, tantissimo. Sicuramente è anche merito di un altro prodotto di cui dovrò parlarvi in un altro video, ma io quest'anno, 4 giorni in cui sono stata dalle 10 del mattino alle 17:30 più o meno, sempre al sole, sempre, non mi sono scottata. Perché? Perché mi riempivo di questi prodotti. Tanto che il primo, protezione 30, mi è durato un giorno. Ecco l'unico lato negativo di questi solari, ma che comunque non mi fermerà dal ricomprarli e riutilizzarli anche l'anno prossimo. E durano niente, sono durati pochissimo. Questo è durato un po' di più perché, essendo protezione 10, a seconda della fascia oraria, lo alternavo con un altro in crema, sempre di Avayan, protezione 30, dopo che avevo finito questo. Quindi questo mi è durato 2-3 giorni, questo qui un giorno soltanto. Però comunque, al di là di questo, perfetti come applicazione, perfetti come profumo, perché è veramente un profumo gradevolissimo. Essendo olio secco, ovviamente ero unta, finché non si asciugava ero effetto unto, ma ha anche il suo fascino l'unto in costume sulla sdraio, no? Fantastici ragazze, l'anno prossimo sicuramente ricomprerò quelli spray in crema, perché li voglio provare, non li ho trovati quest'anno dove ho comprato questi, cioè sempre da Lilla Poix. Ma tutta la vita Avayan Tropic, tutta la vita solari spray. Anche se l'altro dei Avayan Tropic in crema, che non è spray, l'ho apprezzato comunque moltissimo, mi è piaciuto veramente tanto. All'alba dei 27 minuti e 35 mi fermo qui, giro la seconda parte con dei prodotti finiti, in cui ci metterò i prodotti viso e i prodotti cibo, i prodotti casa. Pensate quanta roba che c'è qui, dovrò fare una carriola adesso per andare ai bidoni dell'immondizia. Va bene, detto questo mi fermo, vi saluto, grazie per aver guardato anche questo video e ci vediamo alla prossima.